telecomando gentilmente. Allora, innanzitutto intervenire dopo l'avvocato Pombalino non è sempre difficile, perché è una persona che ha mostrato verso di me una grandissima bontà, e la sua storia e il suo agire mi crea una grande emozione, e quindi adesso mi devo ricomporre, insomma, per essere in grado di potervi raccontare due cosine. E perché questo convegno, innanzitutto? Questo convegno è la ripartenza del progetto che Stefano Guidrelli e io abbiamo portato a Civitanova. Un progetto che ha determinati contenuti, che ha dimostrato scientificamente di funzionare, e come vi farò vedere fra un pochino, e che però ha avuto, diciamo, in Italia qualche leggero problemino di funzionamento, che poi si è riverberato anche a Civitanova. E ovviamente dimenticavo, tutti i presenti hanno facoltà di intervenire, di porre domande, riflessioni alla fine del convegno, siamo qui apposta tutti, e quindi se voleste sareste più che benvenuti. Allora, cominciamo. Innanzitutto io vorrei fare un riconoscimento a Francesco Caccetta, come vi ho detto purtroppo non è potuto intervenire questa sera per delle sue problematiche di servizio. Fra 7-8 mesi sarà in pensione, quindi il servizio non ci sarà più, perché è la persona che nella sua qualità di criminologo ha precisato in Italia i contenuti del controllo di vicinato, che ovviamente erano stati precisati a livello internazionale nell'esperienza pluridecennale di questo progetto. E quindi questa presentazione, tutti i documenti che vedete, tutta l'attività del controllo di vicinato in Italia deve ringraziare questa persona. E purtroppo ci sono stati tanti, tantissimi, troppi che si sono appropriati del suo lavoro senza nemmeno citarlo. Questo purtroppo chi di noi ha frequentato l'università sa che è un problema italiano, la citazione delle fonti, il plagio. Io sarò velocissimo, perché molti di voi queste cose le conoscono, chi non le sa gliele dirò proprio al volo, raso, radente d'aria. Introduzione al controllo di vicinato, breve storia, decisioni private, che era un pochettino il tema del convegno di questa sera. Perché ovviamente in queste decisioni private c'è quello che fa funzionare veramente il controllo di vicinato oppure no. Le decisioni pubbliche, questo è un ponte, perché sarebbe mia intenzione, probabilmente il prossimo anno, organizzare un altro convegno, questa volta portato invece nella parte delle istituzioni, perché le istituzioni, segnatamente le amministrazioni comunali, le forze di polizia, le prefetture, hanno la possibilità di decidere se accettare o non accettare questo programma, e poi anche se veramente farlo funzionare oppure se far finta di farlo funzionare. Perché, ripeto, le evidenze scientifiche, che vi dirò con grande precisione, dicono che c'è una sola versione del controllo di vicinato che funziona, che è quella che Stefano Pedretti e io abbiamo portato a Civitanova, appoggiandoci ad un soggetto che non esiste più in quella forma, e che però a Civitanova, per alcune decisioni molto poco oculate, continua, forse, io non lo so perché non ne faccio più parte, ad operare con il supporto degli attuali amministratori, e poi essere motivati, perché il controllo del vicinato, come vi ripeto, funziona. Velocissimamente, introduzione al controllo di vicinato. Il controllo di vicinato, come molti di voi sanno, perché io ho fatto 14 serate con le forze di polizia per Civitanova e molte altre in giro per i comuni limitrofi, può essere, peraltro condensando fortemente gli interventi dei grandi relatori che mi hanno preceduto, condensato in 10 parole: custode di se stessi, riduzione delle vulnerabilità personali e ambientali. Quello che in noi e nelle nostre proprietà fa dire al malintenzionato che dobbiamo in qualche maniera essere attaccabili, che possiamo essere attaccabili. Custodia dei vicini, collaborazione strutturata con i vicini, custodia del creato, osservazione e collaborazione
con le istituzioni. Questo è il controllo del vicinato, quello che nel Regno Unito viene chiamato controllo del vicinato plus o più, e che è l'unica forma che funziona. Fare le segnalazioni non servono a accidenti. Andiamo avanti. Allora, è una pratica ovviamente che viene da lontano, voi sapete che viene dagli Stati Uniti nel 72, e a chi non lo sa questa sera lo dico. L'evento che è stato evidenziato come nascita del controllo di vicinato è l'aggressione, la violenza sessuale e l'uccisione di una ragazza italoamericana a New York a nome Catherine Kitty Genovese, che appunto venne aggredita, stuprata e uccisa, e venne fuori dalla stampa che 37 servono? 37 persone? Se ti ricordi, comunque varie decine di persone l'avevano sentita, nessuno aveva chiamato i soccorsi perché ognuno aveva pensato che l'avrebbe fatto qualcun altro. Questo è l'inizio del controllo di vicinato. Che voi capite, una cosa più al di sopra delle parti di questa non esiste, siamo riusciti a farla diventare di parte accidentale, proprio un genio eccezionale. E se guardate quel cartello, che ho ripreso nel cartello che adesso proporrò di utilizzare ovunque ci chiameranno, We Look Out for Each Other, ci prendiamo cura gli uni degli altri. Stati Uniti 2019, questo viene, questa foto viene dal sito della National Sheriff's Association, che è quindi l'Associazione Nazionale dei Sceriffi, che è quella che fornisce tutti i materiali formativi e anche grafici a chi negli Stati Uniti vuole fare il controllo di vicinato. È arrivato poi dopo in Europa nell'82 e poi si è diffuso in tutta Europa. Si è tenuto il 2 di settembre a Venezia. E il congresso europeo dell'Associazione Europea del Controllo Vicinato EU-NWA, che vedete scritta qui sotto, a quale ovviamente hanno partecipato Francesco Caccetta, presidente della Italian Labor Watch Association, Leonardo Campanale, che poi vedrete presidente dell'Associazione Nazionale del Controllo del Vicinato, e alla quale non ha partecipato perché non interessava a queste cose, l'associazione che attualmente è stata scelta da questa amministrazione per supportare i cittadini. Quindi, questo è solamente una piccola, piccolo curriculum di tutti i cartelli utilizzati nel mondo, perché fra le altre cose il simbolo attualmente utilizzato anche a Civitanova è il marchio registrato, questi no, di una persona privata. È nato nel 2008 e la cosa interessante è che non solo con l'evoluzione che c'è stata